Amici delle sfide impossibili, buonasera, sono Senex e come sempre vi do il benvenuto in questo nuovo video, Cittadella Challenge PES 2020. Allora, nell'ultimo video siamo andati abbastanza bene perché abbiamo battuto chi cazzo allora era, non me lo ricordo, il Dinamo Zagabria, sì, ben 3-0 con tripletta del nuovo fenomeno mondiale Dio. Quindi siamo primi a 6 punti, gli altri ci inseguono a 3. Lo Shakhtar che andremo a sfidare oggi e Fanalino di Coda a 0 punti. Oggi andremo con le nostre due partite, andremo ad esordire con due partite come avevo detto nello scorso video. Quindi avanziamo, la formazione dovrebbe essere fatta, penso, non lo so, vediamo subito. Dunque, no, c'è Rosafio che non va bene, non va bene, dobbiamo mettere il buon Panico, ecco. Sto registrando di seguito, ragazzi. Qua ho sbagliato, ovviamente, scusi, Rosafio. Li sto registrando di seguito, raga, perché è un periodo un po' così, molto impegnativo. Tra poco ci saranno pure le live su Twitch, insomma. Tra l'altro, aggiungetemi su Instagram qualora lo abbiate, così da rimanere sempre aggiornati. Dunque, le divise sono fatte. Beh, possiamo partire. Che cos'altro dire? Cos'altro dire? No, ma non perdiamo tempo. Eccole qua, le squadre nel tunnel, pronte a scendere in campo. Lo Shakhtar, ancora zero. Andrà alla ricerca almeno per evitare il cucchiaio di legno, l'umiliazione totale. Quindi cercheranno almeno un punto oggi. Bolbat, Marlos sul lato di destra, ancora per Bolbat. Ma noi, di conseguenza, non è che vogliamo fare i sparring partner della situazione. Vogliamo continuare a vincere, Proia. Panico, Didacco, ancora poi il nostro nuovo fenomeno mondiale. Niente, Stefanenko. Marcos Antonio verso Cocciolava. Bolbat. Tanto Cocciolava che abbiamo visto anche nella scorsa challenge con l'Ucraina. Ucraina, qualora siete francesi. Barbarella, Franco, lo vede? Do, Dio. Se deve fermare, se deve fermare. Pure Dio se deve fermare. Benedetti. Branca. Guardate come ci aspettano. Dobbiamo cercare il varco giusto. Che lo trovano. No, non viene trovato. Marlos, attenzione perché adesso possono ripartire gli ucraini. Tyson verso Ismaili. Matvienko. Maicon. Sarà una partita molto fisica. È difficile trovare spazi vista la chiusura della formazione dello Shakhtar. Cocciolava. Oh, peccato. Peccato. Vedi, poi noi non abbiamo mai questi colpi di fortuna che dice un bel rimpallo da un errore e fa ripartire l'attaccante. No, tanto la palla è sempre loro. Marcos Antonio adesso si gira. Junior Moraes. Marlos il tiro. Murato. Benissimo. Branca. Dove sta Giri? Il nostro Giri dove sta? Proia, di prima, bravo. No, perché ha fatto quel movimento? Non gliel'avevo chiesto, non gliel'avevo chiesto. Se doveva sta fermo. Junior Moraes, Frare, come cazzo si chiamano, non l'ho letto. Letto di sfuggita. Branca, Marcos Antonio, Marlos, Stepanenko. Bello questo scavetto che però viene chiuso. Stanno piano. Vabbè, qua c'è stato un fallo contro una casa, ma ovviamente. Gli arbitri al PES hanno tutti, diciamo così, le madri molto allegre. Sono di un'allegria infinita. Marlos. Oh, no. Ok, lascia. Vabbè, no, prendi il Giri. Il Giri con quanto coraggio se va a prendere riparte il Giri. Ecco, perfetto. Tyson. Lo seguo Tyson dai tempi in cui tirava le legne. Ghiringhelli. Ghiringhelli parte. Ghiringhelli parte. Diouf. Panico. Il filtrante proprio per Dio. Oddio, Dio, ancora lui. Mazza che fenomeno, peccato. Non so perché mi ricordo troppo Julio Battista, ragazzi. Che poi da vicino non c'entra una mazza. Però dall'alto, dalla telecamera, mi ricorda lui. La belva, la bestia. Piatov è pronto a battere. Siamo quasi alla mezz'ora. Poche emozioni c'è da dire in questa partita. Tyson, ancora. Adorni. Barbara D'Urso, Ghiringhelli. La finale, ragazzi, qualora ci dovesse essere, perché non è che è sicuro mo che arriviamo in finale, e qualora ci dovesse essere la finale, la vedremo come partita unica, magari da 10-11 minuti, proprio ce la seguiremo. Aia, ce la seguiremo tutta.
Però intanto pensiamo a passare sto turno, poi alla finale ci pensiamo. Barbarella verso il Ghiri. Il Ghiri, bravissimo per Proia. Ancora all'indietro per Ghiri. E scatta, fammelo un movimento, mannaggia voi. Junior Moraes, ancora per Tyson. Aia, bel taglio qua per Marlos dentro l'area di rigore. Marlos, ah! Ok, no, strano, strano. Va bene, Ghiri, ci pensa il Ghiri. Datela a Ghiri che ci pensa lui. Bravo, come aver la palla in cassaforte col buon Ghiri. Paleari, ottimo. Proia, Iori, D'Urso, Barbarella, Dio. Panico, si fa prendere al panico. In nome nomen si dice, e quindi si è scordata la palla. Frare, ci ricomincia. Ci riproviamo. Iori. Proia, Ghiri, molto più attivo Ghiri rispetto alle partite scorse, ma purtroppo hanno una difesa molto rocciosa questi dello Shakhtar. Tyson, mamma mia, no, la prendi, ma che grandissimo, che intervento che ha fatto! E qua Benedetti ci rimette gioielli di famiglia, ma è un giusto sacrificio da fare per poter salvare il risultato. Bolbat, attenzione, dai, dai, dai ragazzi, forza, voglio supporto, voglio vedere i tifosi urlare per i propri beniamini. Attenzione, c'è Barbarella, no, contropiede, siamo 2 minuti oltre, va bene, 0-0, l'avevo detto anche allo scorso episodio, un pareggio per noi andrebbe anche bene. Panico, Proia, panico, D'Urso, panico, Barbarella, Proia. Ancora per panico. Ecco. Marlos. Niente. No, ci rubano palla. Neanche il tempo. Gocciolava. Tyson. Ancora per Maicon e Smiley. Tra l'altro faremo due partite, raga, perché ci sono tantissime challenge che mi avete chiesto, mi avete affibbiato. Quindi le vorrei fare tutte prima dell'uscita di PES 2021. Che poi se esce non si è capito ancora. Ma comunque. Intanto. Mamma che parato! No! Via! Che culo! Barbarella, ci pensi tu? Sì, grazie. No! Un falletto. Va bene, vantaggio, ce lo prendiamo. Branca, Benedetti. Molto fortunati, molto fortunati. Quindi sì, faremo due partite, raga, anche per questo. Per poter andare a fare, o perlomeno cercare di fare tutte le challenge che mi avete chiesto di fare. La prossima, ripeto, sarà la Thailandia alla conquista della Coppa del Mondo. Torniamo, cioè torniamo, non ci siamo mai stati. In realtà andiamo in Asia. Dio, nostra? Sì, è nostra, è nostra, è nostra. Dai, 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 tutti quanti insieme a supportare questi ragazzi fantastici che stanno vivendo un sogno e sono anche primi, quindi lo stanno vivendo bene. Proia, Branca, chiedo lo scatto. Non c'è Ghiri da questa parte, ma c'è Benedetti che non riceve neanche palla perché Marlos. Che ha una bella squadra comunque. Tra Marlos e Tyson. Sono bei giocatori, eh. Dio, di prima, bravissimo. Che lancio, che taglio per Branca. Di fisico, niente. Gocciolava. Fa suo il pallone. Alla cieca qua. La viva il parroco. La buttano ormai. Senza alcuna precisione assoluta. Ghiringhelli, il Ghiri. Branca. Ma niente, qua. Ma. Cioè, avete visto la difesa in quanti sono, ragazzi? Sono almeno 8 o 9 a difendersi là dietro. Come dovrei passare mai io? Frare, D'Urso, Barbarella, faccia impianto dei tuoi che magari si allargano un po'. No, niente. Mamma mia santa. Tyson. Chi è? Wilcom, chi è? Wellington. Attenzione, aia. Ah! Mamma, quel Paleari come lo ha ipnotizzato. Come l'ha ipnotizzato Maicon. Oh, apia sta palla. È mia, grazie. Di prima, Dio, panico, ancora di prima, Dio, ancora per panico. L'allarghiamo. Là, là. Oh, Dio, non puoi sbagliare, amico mio. Non puoi sbagliare, lascia. Vabbè, ma mi tira tutto, mi tira. Ma porca miseria. Male, male, male oggi il Cittadella perché abbiamo creato molto poco. Oh, scattate. Panico, lo vede. Pigli, ma tira prima. Tira, tira, tira. Ma che panico! Ma che panico sei! Ha fatto il panico, dai! Mamma mia, come un falco, come un marabù! Va a prendersi sta palla! Ci ha creduto! Ecco, va dato
adito e credito a panico perché ci ha creduto, sembrava ormai una palla persa, rubata, grazie agli strattonamenti che hanno visto i protagonisti difensori da Shakhtar. Invece Vanico, cioè, guardate qua, ormai ha detto vabbè, palla persa. Invece no, fino all'ultimo ci ha messo poi la puntazza del piede e l'ha messa dentro. Andiamo a vincere pure questa. Siamo troppo forti, ragazzi. Io continuo a ripetermi in ogni video dicendo che questa challenge per me è troppo semplice. Perché il Cittadella, abituati noi con San Marino, Gibilterra, eccetera, eccetera, questi sono fenomeni, ragazzi. Fenomeni. Troia, Iori, il Ghiri, ancora per Iori, ancora Proia che si fa vedere, panico, cerca lo scatto, ammazzo proprio non con molta convinzione in realtà, Ghiri va a chiudere, no, va bene, gli applausi però del pubblico, aspetta però non abbiamo fatto neanche un cambio ragazzi, come si fa a non cambiare, allora, Benedettini qua, Benedetti è proprio morto, mettiamo a Rizzo. Proia, poi mettere Gargiulo che quando lo vedo gli rompo e basta. Il Ghiri io non lo toglierei mai nella vita, però effettivamente è un po' stanco, mettiamo a Ventola. E togliamo al Ghirigori. Ok. Ismaili, Tyson, Kristoff, Wellington. Ma c'è frate, mamma. Che fenomeni, ragazzi, che sono. Non riesco a capire come siano ancora in Serie B. Questi giocatori. Bravissimo qua il buon panico per Barbarella che però non è riuscito. Ma l'idea era fantastica. Frare, all'indietro, Paleari. Ma Benedetti. Fa vedere anche le sue skill da giocoliere. Benedetti. Branca. Vedeli. Non era per lui, era per Dio. Ma comunque Iori, bravissimo. D'Urso Barbarella, addio! Di prima! No, non ci ha creduto Branca qua, non ci ha creduto. Non ci ha creduto. Mancano 5 minuti, dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere. Il problema sarà una volta passato il turno. Queste partite secche. Andata e ritorno. Va bene, ma comunque ci adorni adesso, bravissimo. Mamma mia, quanto siamo forti. Siamo troppo Barbarella di tacco, addirittura Barbarella D'Urso. Qua panico, come si chiama? Per Dio. Dio, Dio, Dio. Peccato, ma c'è ancora Proia. Vede, siamo su tutti i palloni. Perché, ragazzi, ormai siamo anche convinti dei nostri mezzi di farcela. Non era per lui, sembra. Porca mia. Oh, però, raga, se dovevamo capire, se io faccio di lì, dovete andare di lì. Non è che andate dall'altro lato. Vabbè, ma comunque, dai, lasciamo stare. Inutili polemiche sterili. Siamo avanti, abbiamo vinto 1-0. Quindi ci portiamo a punteggio pieno a 9 punti nel girone. Andiamo avanti. Contro chi siamo adesso? Contro il City. Dovrebbe esserci il ritorno o no? Cosa c'è adesso? No, di nuovo lo Shakhtar. Bene, vediamo, andata e ritorno. Shakhtar in casa loro, Shakhtar in casa nostra. Io come sempre non cambio nulla, ragazzi. Anzi, vorrei vedere informazioni, info competizione. La fase a gironi ci porta a 9 punti. Il City ovviamente ha vinto. E beh. Però qualora dovessimo rivincere anche questa, dovremmo. Beh, dipende molto anche ovviamente dal risultato della Dinamo Zagabria. Va bene, dai, noi non dobbiamo fare calcoli, non ce ne frega una mazza. Giochiamo la prossima partita. Il nostro solito schema. Mettiamo il buon Panico che se l'è meritata tutta stavolta. Lo sta? Panico, dove stai? Eccolo qua. Però mettiamola alla punta anche in panchina. Che ne so, al posto di. Ah, ecco. Ah, è fino a qua, ecco perché. È al posto del buon De Marchi. Sì, almeno una punta ce l'abbiamo, raga. Va bene, andiamo, dai. Siamo di nuovo contro di loro. La formazione sarà quella classica. Quindi siamo pronti anche a Cittadella, signori, a vincere un'altra partita. Siamo in casa nostra, ragazzi. Finalmente. Guardate con che fierezza. Dai, guardate i tifosi, finalmente. Let's make them proud, si direbbe a Cittadella perché anche sono bravi in inglese a Cittadella, io lo so, lo so, lo so. Benissimo, tutti che applaudono e siamo pronti a battere il calcio d'inizio con Panico. Konoplyanka che... Oh, c'è qualcosa di nuovo. Konoplyanka non c'era la scorsa partita, il che mi fa piacere perché Konoplyanka è un gran giocatore, ragazzi, specialmente a Football Manager era un fenomeno. Comunque, c'è Ghiringhelli.
Proia, io sono concentrato come sempre, infatti c'è Ghiringhelli. Ismaili. Verso Kritsov. Gocciolava. Maicon, va a rincorrere questa palla, dobbiamo vincere per avere la quasi certezza del passaggio turno. Bravi, ma dov'è? Ma per una spallata, oh. Mangiate un po' invece, pesa 2 kg, per forza quello lo sposta, no? Mamma mia, oh. Vabbè, Maicon va a battere questa punizione che vedrà il cross in mezzo probabilmente, infatti è così, Stepanenko da fuori aria. Cerchiamo di... Bravi, si ha panico, l'appoggia a Barbarella, vede Dio. Dio post, l'unico che può lottare anche fisicamente con i rocciosi difensori ucraini, ma purtroppo non arriva sul pallone. Kovalenko si gira. Konoplyanka, attenzione perché è fortissimo. Iori, di prima, bravissimi, vai frare, vai frare, vai amico mio. Panico, si gira, non sa chi darla. Ancora per Barbarella. No! Konoplyanka, Kovalenko. Riparte lo Shakhtar. Konoplyanka, Kovalenko. Bravissimo. Non fischia perché veramente ti butto sto joypad in testa. D'Urso verso Dio. Sempre in amicizia, ragazzi. E senza violenza, soprattutto. Dio. Branca. È pronto al cross? Oh, D'Urso. Niente, non ci arriva. Dove vai? A Benedetti. Vabbè, ci va Iori. No, non ci va nessuno. Perfetto. Dai. Bravissimi, ragazzi. Con quanta convinzione. Come vogliamo. Proprio la bramiamo questo passaggio turno, questa vittoria. Ecco. Vabbè, un tiro grosso, diciamo così. Pjatov fa suo il pallone, la rilancia subito verso Tyson, l'allarga di Ismaili sull'auto di sinistra. Kovalenko, Tyson, Marlos, Kovalenko, Tyson, ancora per Kovalenko, per Stepanenko. Konoplyanka si gira, attenzione al suo tiro che è pericoloso, si va a prendere st'angolo, si va a prendere il calcio d'angolo perché il tiro è stato deviato da uno dei nostri difensori. Potremmo approfittare di partire in contropiede anche volendo. Vediamo un po'. Occhio perché potrebbero batterla anche corta. Marlos pronto a metterla in mezzo. Vai Benedetti! Bravissimo per Dio che la fa scorrere addirittura. No, no, qua è stato fregato un po' in velocità il buon Dio, che non è proprio la sua qualità migliore. Proia. Oh cazzarola, meno male. Con la Bianca, dai che è nostra. Dove vai? Vabbè, hai chiuso un po'. Certo, potevi buttarti un po' con le mani, caro Paleari, ma va bene lo stesso, dai. Marlos. La butta in mezzo. Iori! Bravo, Iori. D'Urso. La va a rincorrere. Dodò. Maicon adesso è la Shakhtar che attraverso un buon momento. Kovalenko. Il tiro centralissimo. Paleari non ha alcun problema. Basta, che te sta qua un sonno, Paleari. Dai. Benedetti. Iori. Proia. Per il Ghiri, il nostro Ghiri. Mamma Ghiri. Vabbè, riprende palla centralmente. Che cazzarola. Branca. L'1-2 con Iori che si chiude alla grande. Grandissimo fraseggio qua. Dio per Barbarella. Dio. Dio contro Dodò. Pjatov. Il lancio. Mamma, dai, è mia. No, non è mia. Stavo scherzando. Tyson. Sulla sinistra c'è Ismaili. Kritsov verso Cocciolava. Dio. Non riesce a intercettarmi. Stavo pure a grattà. Porca miseria. Benedetto è tua. Benedetto è tua. Bravo. Ecco a chi la passi. Non si sa. Fase un po' concitata. Attenzione con Oplianka. Oh, in difesa, ragazzi. Abbiamo un muro invisibile. The Invisible Wall. No, lo definirei Paleari. Proia, Iori. Branca. D'Urso. Ma santa, oh. Purtroppo noi le... Che è successo? Vabbè, nulla. Ci sta, ci sta. Barbarella ancora, ci si riprova. Dio. Dicevo che noi le formazioni difensive le soffriamo parecchio. Niente, non ci arriva. Mancano 5 minuti, Tyson. Proia. No! Ma! A Broia! Svegliati! Ismaili! Tyson! D'Urso a rincorrere. Konoplyanka cerca di... Niente, si gira. Tyson s'appoggia a lui. Stepanenko centralmente può provare la botta. Ma no, perché c'è Iori che va a commettere fallo. Secondo questo cazzarola di arbitro, che
che non sa manco dove si trova, però lui fischia, ha sto fischietto in bocca, ogni tanto lo usa senza neanche sapere il perché. Intanto Marlos la prova, no, anzi la mette in mezzo, ancora Marlos con Oplianka. Molto poco coraggiosi qua i giocatori della Shakhtar e vengono puniti giustamente. Dov'hai? Aghiri. Dai, la va. Bravo, ok. Finisce il primo tempo. Dai, buttala va. Bravo, ok. 0-0, ci sta. Se giocavamo per il pareggio la partita all'andata, è anche giusto che giochiamo per il pareggio al ritorno. Basta non perdere, ragazzi. Un punto può essere fondamentale in qualsiasi... soprattutto nel nostro caso, diciamo. Si inizia il secondo tempo, intanto. Cocciola verso Krzysztof, Stefanenko, Ismaili. Sull'out di sinistra, centralmente c'è Kovalenko. Cerchiamo lo spunto che siamo un po' in calo, c'è da dire. Attenzione al Konoplyanka, la prova. Mamma mia, bravissimo qua Paleari come... La mette incredibilmente in calcio d'angolo, proprio con la punta delle dita. Era anche un po' centrale, però Paleari non è che sia, che ne so, Manuel Neuer. Marlos la batte corta per Ismaili, pronto a metterla in mezzo lui. Ma no, perché c'è Branca che può ripartire in contropiede. Scatta, 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 si imparar. Scatta, 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 Dio. Branca, se fa tutto il campo, Branca. No, un sogno finito proprio, con una scivolata... Ci ha spezzato tutti i sogni di gloria. Io volevo fare il George Weah della situazione, il Maradona, niente. Ismaili. Ci riproviamo, Tyson. Per questo dicevo che è buono i calci d'angolo, perché ci danno l'opportunità di poter partire in contropiede. Siamo molto poco precisi oggi nei passaggi. Stiamo sbagliando tantissimo. Con Bianca, l'1-2, sbagliano anche loro. Che è? Vabbè, raga, io manco commento più. Guarda, mi sono seccato, mi sono stufato. Devo commentare. Vabbè, vabbè, vabbè. Mi sono stufato. Maicon va a battere sto calcio di punizione. Ancora in mezzo verso Konoplyanka alla sponda. Non c'è nessuno a raccogliere, ma c'è sempre lo bravissimo qua. Vai Ghiri, falla qualcosa e non è fatto nulla. Barbarella, niente, sì, lasciata passare sta palla, mi raccomando. Vai Proia. Dio. Non riesco, raga, non riesco. Sta partita proprio non riesco a combinare nulla. Paleari, Benedetti. Benedetti, dai, e Benedetti, almeno tu. Bravo per Branca. Bravo per Branca, che vede Barbarella, D'Urso. Dio, mamma mia, oh, ci avete rotto però. E tutte le palle questi mi pigliano. Ma che... Oh, manco Cannavaro onesta. Stefanenko. E fatemela fa un'azione, ma anche per pietà, voglio dire. Ismaili, niente, passa, no, perché c'è il Ghiri. D'Urso. Ancora Murati, c'è Proia, vede Iori. D'Urso ancora, Branca. Iori. Tutto, pigliano tutto, Konoplyanka, attenzione. Frare. Contro proprio Konoplyanka c'è Iori, di nuovo. Ci si riprova per l'ennesima volta e sempre... Sono in anticipo. Vai Branca, ci mette il piede, bravissimo. Benedetti, la fa scorrere. Non c'è nessuno però sullo stesso lato ad aiutarlo, quindi dobbiamo passare dall'altra parte. C'è Proia. Adorni. Adorni. Ghiringhelli. Ghiri. No, basta. 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 Oh. Stefanenko. Kovalenko. Frare. Un tiro. Vorrei fare un tiro. Oh, scattate, ve prego. Dio, ti tacco, bravo. Tienila. Niente, gocciolava. Mamma, sei po' che culo, ma veramente, va. Che sta palla se ne va sempre. Fosse rimasta nei piedi di Dio, se andava in porta. Marlos, guarda, è Branca. Ma chi è? Il Cantebianco, mamma mia, oh, da tutte le parti sto Branca. È ovunque. Everywhere. Aspetta, fammo due cambi pure noi, vai, che siamo cretini, non è che non ne facciamo. Allora, io metterei il classico Gargiulo per Proia. Vedete, sono anche molto meno stanchi, perché se non si stanno impegnando tanti. D'Urso è un po'... Ma Barbarella però ce la teniamo, sì. Mettiamo il solito Rizzo. Ok, va bene. Ce la facciamo, per favore. Affanazione, non è che voglio segnare, però almeno un tiro. Maicon, panico, bravissimo panico. L'1-2, ma che, cioè solo questo scambio meriterebbe il gol. Ecco appunto.
Wellington, Kovalenko, esce con Oplianka adesso. Rizzo. Vaje! Dio, la stoppa e la dà. Ha panico. D'Urso, la deve rincorrere, Gargiulo. Fallo, vai, Ghiri, sali, Ghiri, sali. Ma porca, sempre sta timidezza che vi attanaglia. No, questo non è fallo, mai nella vita. Wellington sbaglia. E adesso siamo usciti noi, guarda, vedi, vedi. Gargiulo, D'Urso. Oh, Dio! È troppo forte, raga. Questo è troppo forte. È un crack. È un crack, Dio. È fortissimo. Quando sembrava tutto perso, quando ormai la partita si stava andando a spegnere verso il binario del pareggio, è così che la stazione si accende e invece del binario del pareggio parte il treno dal binario della vittoria perché Dio porta nuovamente in vantaggio la sua squadra con l'1-0, ma siamo troppo forti, ragazzi. Ball bat. Ghiringhelli, bravissimo. Ci siamo. Beh, poi questa è una squadra pazza. Siamo pazzerelli noi, perché dormiamo tutta la partita e poi ci svegliamo all'ultimo. Panico! Ah, vantaggio loro addirittura. Mamma, oh, grazie. Grazie, arbitro. Alan Patrick verso Wellington. Mando vai a Wellington, finisci. Deve fare tutte queste brasilianate. Ma smettetela. Lasciala, vabbè, prendila, prendila. Sono d'accordo con te, Ghiri, prendila. Gargiulo, che quando lo vedo adorni. Un 1-2 fantastico, si fa chiudere. Gargiulo parte alla freschezza dalla sua. Gargiulo, Gargiulo, guardalo. Barbarella, la prova Barbara. E qua è perché ci siamo qualificati, raga. Sì, matematica, matematica, quindi evidentemente la Dinamo Zagabria avrà perso contro lo Shakhtar, contro il City. E già la prima ce la portiamo a casa, cari signori. E potrebbe essere questa la prima challenge che riusciamo a fare fino alla fine. Vediamo. Intanto andiamo avanti. Dio è il migliore in campo, ovviamente. E dunque, sì, il City infatti ha vinto 4-2 contro la Dinamo Zagabria. E questo ci porta a 12 punti qualificati matematicamente. Adesso ci dobbiamo andare a giocare. No, adesso, nel prossimo episodio, ci giocheremo. Io, anzi, vi faccio vedere come sempre per correttezza che siamo. No, mazza, lo sbaglio sempre. Su sistema. Non voglio salvare, non voglio salvare. Su Superstar. Ok, bene. Quindi siamo avanti. Siamo già al prossimo turno matematicamente. Però adesso ci andiamo a giocare il primo posto. Importantissimo contro il City. Siamo in vantaggio negli scontri diretti. Qualora dovessimo, appunto, se perdiamo 1-0, chi passa? Non lo so. La classifica vuol sapere cosa conta. Quindi fatemi sapere la vostra, come sempre, qua sotto nei commenti. Mi raccomando, ragazzi, perché questa potrebbe essere una challenge che arriverà fino in fondo. Perché siamo forti. Dio on fire, sta andando alla grande. Un bel like, un commento, un'iscrizione, una condivisione. E noi ci vediamo prossimamente con dei nuovi video. Ciao.